la cooperazione internazionale ha partecipato a un incontro a Perugia. Si è parlato di integrazione, di accoglienza e di Europa. La relazione principale è stata affidata a Umberto Eco. Sentiamo Paolo Raffaelli. Nel pieno della peggior crisi politica ed economica dell'Unione Europea, e mentre le primavere arabe diventano autunni e Gaza è insanguinata dalle stragi, il ministro per la cooperazione internazionale e l'università per gli stranieri chiamano a convegno alla Sala dei Notari di Perugia i maggiori esperti tecnici, politici e culturali delle strategie di inclusione. Scelta coraggiosa e tempestiva che mette a confronto intellettuali, politici, amministratori, operatori sociali da tutta Italia e da mezza Europa su alcune delle buone pratiche di accoglienza e integrazione in un paese in cui troppo spesso le politiche in questo campo sono state marchiate dalla paura, dall'emotività, dalla cultura dell'emergenza. Io credo che l'Italia è un paese che non cresce, l'Italia ha bisogno di leggere il fenomeno delle migrazioni come una realtà costitutiva della sua crescita. Finora ha fatto molto la società, le imprese, le città. Ha fatto molto la famiglia. Noi dobbiamo costruire una vera strategia di integrazione, perché questo paese deve crescere. È un appuntamento decisivo. Confronto stellare in termini di contenuti culturali, ma anche concretissimo intorno alle due impegnative relazioni del ministro Andrea Riccardi e di Umberto Eco, che ha riproposto il tema di una identità dell'Europa più profonda e quindi più capace di misurarsi senza paure con le diverse culture che attraverso le migrazioni arricchiscono il vecchio continente. L'Europa è nata proprio come amalgama di culture diverse, quindi l'identità dell'Europa è un'identità di pluralità. Questo è quindi il modo con cui l'Europa deve atteggiarsi adesso di fronte alla moltiplicazione di queste identità. Cioè, voglio dire, se l'Europa è cresciuta sui pensieri di un santo che era Agostino, che era un africano, quindi un immigrato, un sans-papiers, ecco. E potrà forse riuscire a crescere anche magari il pensiero, lo sta già facendo, dico l'ultimo eletto all'Académie de France, un libanese, quindi l'Europa ha sempre proceduto così.